Eccoci qui. Dove sono? Qui. Ragazzi, sono stata al DJ set di Valentino Rossi. Ma prima facciamo un po' di passi indietro. Sono stata invitata da Honda a vedere la MotoGP a Misano. Ho preso il treno la mattina circa intorno alle 6 più o meno per riuscire ad arrivare a Riccione in tempo per godermi tutta la giornata della sprint race al circuito. Appena arrivata ho incontrato Mike, un mio carissimo amico, che anche lui doveva vedere la MotoGP, aveva acquistato i biglietti per la tribuna. Bene raga, dove siamo? A Misano. Stiamo andando a fare? Stiamo andando a vedere il MotoGP! Arrivati al circuito ho incontrato Costantino, io lo chiamo l'uomo onda. No, è colui che mi ha seguito con i pass e tutto quanto per poter vedere tutto il mondo all'interno di paddock e mi ha fornito un pass, letteralmente passepartout per qualsiasi cosa, cioè, ma nel video poi vedrete dove sono potuta entrare. Una volta entrata nei paddock mi hanno dato la maglietta onda e il cappellino così da potermi immedesimare all'interno del paddock. Dire, non è il posto ottimale dove fare un video, mi hanno dato la maglia onda e il cappellino LCR. Ho mangiato in Hospitality HRC, dove raga era tutto buonissimo, ve lo giuro. Cioè, continuiamo a fare refill perché non so, veramente buono, veramente veramente buono. Pronti partenza via, mi hanno fatto entrare nel box Honda dove ho visto da vivo la Marti Marquez. Era tipo cosa? Non mi sembrava vero, dove tra l'altro ho incontrato Pirillo. Tu sai di chi è questo moto? Ma dato che ce ne sono due, che ne dici se una la prendo io e una la prendi tu e ce ne andiamo a fare un giro? È stato unico, cioè io non mi immaginavo di poter entrare nel box, eppure eccomi lì. Cioè non solo ho avuto accesso ai paddock, ma anche al box stesso. Finalmente qui è dove si deve andare e mi sono appena seduta. Successivamente si avvicina l'orario della sprint race e poco prima sono potuta entrare in griglia. Sono in griglia? Ma di che cosa stiamo parlando? Raga, non mi sembrava vero. Quante volte sto dicendo raga? No, non mi sembrava vero veramente, perché io ero abituata a vedere la griglia, cioè dalla TV. Io vedevo le persone che giravano all'interno della griglia, accanto ai piloti, prima della partenza, eccetera. E questa volta c'ero io. Momento clamoroso, io a un certo punto mi giro, che mi guardo intorno e ci vedo Valentino Rossi. Raga, io sono impazzita. Vale! Valentino Rossi è tipo il mio idolo. Allora l'ho inseguito e vabbè, lui era presissimo perché un sacco di persone lo firmavano eccetera. Poi alla fine sono riuscita a farci la foto. È stato super carino e disponibile perché abbiamo parlato, gli ho fatto vedere le mie mutine, ma brevemente, no? Però mi ha fatto un sacco piacere, raga, cioè è stato assurdo. Cioè vedere Valentino Rossi dal vivo, che poi Valentino Rossi è tipo il vino. Cioè più invecchia più buono. Buono. Capito? Parte la sprint race e decido di andare a vedere dal prato. Non c'ero mai stata nel prato. Bellissimo anche lì. La partenza, cioè proprio sentire il rumore dei motori che partono, vedere i piloti che sprettano. Che sprecciano a 2,80. Boh, brividi. Finita la sprint race, io e Mike siamo usciti. Mike non voleva più abbracciarmi, ovviamente, perché io c'avevo la maglia autografata da Marquez. Amo, mi dai un abbraccio? No. Va del retro, Satana. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Amo. Gli occhiali dove sono? Ma cioè ti dico, mi è entrato qualcosa nell'occhio e ti preoccupi degli occhiali? Non mi avvicina a te con quella maglietta, stai lontana. Per chi non mi segue sugli altri social, tipo su TikTok, ho postato il video dove c'è il papà di Mike che mi dice che non mi vuole più vedere perché avevo la maglia autografata di Mike. Ti ricordi tutte le belle cose che ha detto sulla Matti, eccetera, che è di famiglia, che anche tu hai detto che fa parte della famiglia? Ok, cancella tutto. Dopodiché siamo andati a casa, ci siamo preparati per andare alla cena. Io nel video, nelle clip dico al principe perché mi confondo perché sono bionda, ma in realtà era il Peter Pan, dove c'era la serata con tutti gli invitati Honda. Siamo vestiti praticamente da galà perché stiamo andando a questa cena invitati da Honda. Un commento sulla sprint race di oggi: volevo fare tantissimi complimenti a Pecco Bagnaia che dopo brutto lancio del weekend scorso comunque si è tenuta la sua terza posizione alla sprint race. Secondo me oggi tra tutti Pecco è stato veramente bravo. Si è visto proprio a fine gara quando è sceso dalla moto che era le tremava sfinito, le gambe, con le gambe che gli tremavano. No raga, gli tremava le gambe. Lì si capisce il cuore del campione. Poi raga, si sa, la sera prima della gara la festa si fa festa. E tante
vero che siamo tornati tutti quanti intorno, troppo tardi o troppo presto al mattino. Nel viaggio, tra l'altro, stavo parlando con Mike e Francesco del fatto che io sto cercando una nuova prima auto e ho scoperto che loro non conoscevano Car Vertical. Ho detto, scusami, tu devi comprare un mezzo usato, mantenuto bene, come fai a non usare Car Vertical? Che cos'è Car Vertical, ragazzi? Io adesso ve lo spiego anche a voi, perché sono rimasta stupita dal fatto che loro non lo sapevano. Sto parlando come Eminem. Car Vertical sostanzialmente è un'applicazione dove tu inserisci la targa del mezzo che vorresti acquistare e ti dice tutti i dettagli, i chilometraggi, se il mezzo è stato rubato, tutte le caratteristiche, quindi il motore, l'annata, eccetera. Ti dice tutti i danni che ha subito il mezzo e il valore dei danni. Anzi, adesso vi faccio un esempio. Apro Car Vertical. Andiamo a vedere questa Suzuki GSX-R. Prima cosa, andiamo a vedere le foto. Direi che non è messa benissimo, Magari parte. No, dai, fattibile, non mancano pezzi, insomma, no? Possiamo vedere, andare a vedere se il veicolo è stato rubato, possiamo vedere il chilometraggio del mezzo, lo stato finanziario e, raga, i danni. Noi vediamo che questo veicolo è stato danneggiato ben tre volte, e possiamo anche vedere, ma va, il costo della riparazione del danno. E raga, qui io direi che un po' di dannetti sono stati fatti. Poi possiamo vedere anche, appunto, come vi dicevo, tutte le specifiche del mezzo e tutta la varia cronologia. Ve l'ho mostrato anche a voi, così almeno anche voi adesso sapete di chi fidarvi quando volete comprare un nuovo mezzo, come l'ho detto ai miei amici che non lo sapevano. E raga, veramente usatelo, perché a me quantomeno sta salvando. Se lo conoscevate già, nei commenti scrivetemi che lo conoscevate già, mentre se l'avete conosciuto grazie a questo video, prego. Se iniziate ad usarlo, facciamo così: vi lascio il mio codice sconto in descrizione, vi lascio il mio codice sconto, così almeno vi incito ad usarlo, perché raga, vi voglio bene, per piacere, facciamoci tutti quanti del bene. Buongiorno, sono alle 8:30 e devo essere in circuito alle 9. Non so perché devo essere in circuito alle 9, ma perché? Ieri, la serata è stata pazzesca, come al Mugello, per chi ha visto il video, c'è sempre la serata. Dopo la giornata di sprint race si balla e tutto quanto, poi non ti accorgi che orario fai, la mattina dopo ti trovi con me. Buonasera, leoni! Stamattina occhi al veloce! Questa volta la gara ho deciso di guardarla direttamente dal box Honda, dove è stata un'emozione assurda. Mi sono sentita parte del team, ero lì e c'era veramente una concentrazione e una tensione assurda. C'era Marquez accanto a me. Siamo nel box, c'è Marquez qui accanto. Raga, cioè io il giorno precedente sono stata nel box e mi sono seduta sulla poltrona dove era seduto Marquez. Cioè, ero tipo, ehi Marquez, io e te abbiamo una cosa in comune, oltre quella a cadere spesso dalle moto. Mi sono trovata in box con Marquez che si preparava per salire sulla moto e partire. Tutto il team Honda che era lì con questi maxi schermi, con tutti i tempi, va bene, non riesco a parlare. Comunque, è stato assurdo perché c'erano i meccanici che prendevano al millimetro ogni singolo dettaglio, si guardavano la gara, si guardavano tutto il cronometraggio, tutte le cose per riuscire a migliorare le prestazioni. Ovviamente, sempre prima della gara, mi sono rifatta un giro in griglia, perché raga, qui dovevamo far salire l'emozione, cioè io volevo tornare a casa proprio carica di emozioni, che proprio mi ci voleva una settimana almeno per recuperare. Cosa ne pensi? Dai, che non ne capisco niente di moto, ma è tutto molto sexy. Breve la partenza, c'è un clima assurdo, sono tutti agitati, tutti in tensione, io ho ancora i brividi, raga. Io non so spiegarvi l'emozione, ragazzi. Io credo che per tutti gli appassionati almeno una volta nella vita devono andarsi a vedere la MotoGP dal vivo. Io ho avuto la fortuna di essere stata invitata nelle due tappe in Italia, al Mugello e a Misano. Vi posso giurare che, raga, mi vengono i brividi solamente a parlarne. È una cosa assurda vedere i piloti lì tesi, la puoi toccare la tensione, cioè la tensione era una persona che camminava accanto a loro, li teneva così, no? Cioè a braccetto. Vedere le moto, cioè sentire quando le accendono, vedere le gomme, le gomme dopo che sono state usate, vedere tante persone appassionate, tutte insieme, tutti carichi, tutti tifosi, i cori, la musica, cioè raga, è stata un'unione, io vi giuro. Ringrazio mio papà che mi ha fatto amare le moto. Grazie, veramente, perché è il mondo più bello che potesse mai esistere. Un commentino a freddo appena finita. È un marca stavolta, settimo. Però rispetto a ieri. Meglio. Molto meglio. Molto meglio. Anche più grosso, grande più.
finita la gara, finita tutta questa bellissima esperienza, arriva il momento in cui la MotoGP era finita. Ma cos'è successo? Cos'è successo? Raga, questa clip verrà messa a fine del video. Niente, che Valentino Rossi ha deciso di non essere solo un talento in moto, ma bensì anche un talento nel DJ set. Cioè, raga, Valentino si è messo a suonare e io mi sono ritrovata davanti a Valentino che suonava e ero tipo così. Cioè, cosa? Cioè, non sapevo se infartare o ballare. Ho ballato e infartato dopo. Però, ragazzi, tra l'altro ho messo i miei video sugli altri social, quindi andate a seguirmi, andate a vederli. Seguitemi anche su questo canale e iscrivetevi, mi raccomando. Vi giuro, cioè, in questo momento non sto nemmeno realizzando tutto quello che è successo, quindi sto facendo fatica a raccontare. Però, vabbè, tanto ci sono le clip, vedrete quello che c'è, insomma. Poche parole, più fatti, dai, potete vedere. Finita la gara, decidiamo di tornare a Milano, purtroppo. Mike, spiego cosa stai facendo, per piacere. Non capiscono che sono tipo fallo. Lo faccio, io la coda la faccio in retromarcia. Abbiamo fatto ore di coda per uscire dal traffico, perché tutti quanti dovevano tornare a casa. Alla fine io sono tornata a casa veramente la notte, tarda. Purtroppo questo bellissimo weekend è finito, anche questo video, anche le mie parole, anche il mio fiato, questo mio bellissimo casco con le cornine, ma già lo conoscete. Dallo studio, non studio, cucina e tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!